tutti e tutte, grazie di essere qui. Questa è appunto un'occasione di una chiacchierata, diciamo, per parlare del progetto Paesaggi Condivisi e condividere un po' di ragionamenti in relazione a quel progetto in generale, al rapporto tra teatro e paesaggio, in un'ottica sia europea che locale, direi, e appunto per entrare un po' anche nel vivo, diciamo, di questa esperienza spettatoriale molto particolare che spero avrete o abbiate avuto occasione di fare. Io sono Francesca Serrazzanetti e con me c'è Emanuele Reggi, con cui appunto seguiamo un po' per la parte italiana gli aspetti, diciamo, scientifici del progetto. Abbiamo organizzato questi incontri, uno al piccolo con i curatori del progetto, Caroline Barnot e Stefan Caeghi, e uno oggi con Antonio Longo, che è professore di urbanistica al Politecnico di Milano e coordinatore del corso di studi in landscape architecture, quindi diciamo con una specifica sul paesaggio, e mi fa piacere ricordare anche responsabile scientifico di un progetto teatrale che indaga il rapporto con il paesaggio e la città, che è Unlock the City, che è un progetto, anche quello europeo, di cui è capofila il Piccolo Teatro di Milano, che è partner anche di questo progetto, e con quel progetto in particolare credo sia entrato molto su delle tematiche di relazione, di rapporto tra il teatro e il paesaggio. E l'architetto Giuseppe Brollo, che è un conoscitore del Parco delle Groane e in generale di quest'area, e con cui quindi ci fa piacere dialogare, ha un rapporto attivo con l'Ecomuseo, con l'Ecomuseo delle Groane. Prima di iniziare a dialogare, direi che la cosa più utile e interessante per tutti può essere vedere il trailer dello spettacolo, per vedere un po' da dentro, diciamo, di cosa si tratta. Poi sicuramente ne diremo qualcosa, ma iniziamo guardando. Bienvenue à Paysage Partagé. T'as combien de personnes autour de toi ? Sur ces jours-là. C'est quand tu cries dans une forêt, t'as un écho qui revient. Mon attention est partagée entre ces voix intérieures et la façon dont mon corps se déplace entre les autres corps. C'est une forme d'attention particulière. Combien d'autres paysages ont existé ici, avant celui-ci, l'un sur l'autre, superposés? C'est difficile de résister, n'est-ce pas? Rester ici, rester immobile alors que tout appelle. Faucher, récolter du foin, labourer, hercer, semer, récolter. Veramente brevissimo, non so se riusciremo magari mentre parliamo a vedere qualche altra immagine dello spettacolo. Appunto è un progetto europeo che mette in rete 8 diversi istituti, realtà teatrali legate a diverse città, ed è di fatto un'operazione immensa. Appunto Zona K, che ha curato, diciamo, la produzione locale, l'ha vissuta, diciamo, sulla sua pelle, la difficoltà di ospitare e adattare di fatto 7 microdrammaturgie, sono spettacoli di 40 minuti, in un percorso appunto all'interno di un paesaggio periurbano, cioè una zona boschiva tendenzialmente, credo che l'indicazione fosse non più di un'ora dalla città, per tutte le città in cui questo paesaggio, progetto ha girato, quindi Berlino, Avignone, Losanna e quelle in cui girerà.
Ecco, l'adattamento quindi di queste sette microdrammaturgie sul territorio locale. È un progetto molto interessante perché il rapporto tra teatro e paesaggio negli ultimi anni è esploso, forse dopo la pandemia, ma forse anche prima, e di fatto è diventato veramente un nuovo canone il rapporto tra il teatro e il paesaggio. Il teatro è un modo per esplorare il paesaggio, valorizzarlo e forse anche avvicinare delle persone, degli spettatori, ma dei fruitori, degli abitanti che tendenzialmente non lo frequentano e portare lo spettatore veramente dentro il paesaggio, non soltanto guardandolo, ma esperendolo con tutti i sensi. Ora, paesaggi condivisi è interessante perché veramente offre un ventaglio immortale a questo momento, consentendo di isolare quelli che sono i dispositivi artistici di valorizzazione del paesaggio e di esplorazione del paesaggio attraverso il teatro. L'avete visto un po' nelle immagini, ci sono cuffie, visori di realtà virtuale, schermi LED su cui scorrono dei testi, insomma le strategie dal punto di vista degli strumenti sono svariate, ma sono anche quelle diciamo forse consuete, utilizzate dall'arte nel paesaggio. Le drammaturgie si ispirano molto alla realtà, quindi raccolgono testimonianze e intervistano diverse persone da diversi punti di vista, esperti di paesaggio, ma ecco, la prima difficoltà, diciamo, di questo progetto è il fatto che quando Caroline Bernot e Stéphane Caeghi hanno invitato questi sette artisti a creare queste brevi performance, gli hanno dato alcune indicazioni tematiche, ovviamente, e la richiesta di creare uno spettacolo site specific ma trasportabile. Ora, questo è complicato sia dal punto di vista logistico ma anche da un punto di vista, se vogliamo, concettuale. Quindi una prima questione è, come dire, esiste anche in relazione alle specificità del Parco delle Groane, su questo poi potrà anche dirci qualcosa forse l'architetto Rollo, ma cioè esiste, si può identificare un paesaggio europeo o comunque il paesaggio può essere identificato con dei caratteri trasversali, equivalenti per i confini urbani delle città europee, per cui appunto il Parco delle Groane può essere l'equivalente del parco ai margini di Berlino, del parco ai margini di Avignone e così via. Sia da un punto di vista appunto di ispirazione artistica, sia da un punto di vista proprio di interrogarsi sull'identità del paesaggio europeo. Ti pongo questa prima domanda a chi, non so, chi dei due vuole iniziare, forse Antonio, e poi passiamo. Sì, mi ero accomodato perché apparentemente sembrava che la domanda fosse rivolta a te. No, ma forse partiamo dal generale per poi arrivare alla realtà locale. Ma anche perché mi interessa sapere cosa ne pensi. Pensavo diverse cose, seguendo il tuo ragionamento. Beh, la prima è che parlare di paesaggio è estremamente difficile, e l'esperienza che personalmente e con il nostro gruppo di lavoro del Politecnico stiamo seguendo nel rapporto con il Piccolo Teatro, anche qui nella produzione di alcuni spettacoli che trattano la questione del rapporto tra paesaggio e teatro, questa esperienza ci insegna il fatto che ci sia una analogia forte tra... Se possiamo alzare un po' la voce perché stiamo registrando, se no in alternativa diamo il microfono. Sì, no, tra l'esperienza paesaggistica e l'esperienza teatrale che si dà mentre avviene. Quindi il paesaggio... È più piacevole. Sì, è già acceso. Sì. Funziona? Si può tenerlo un po' più vicino, funziona. Sì. Okay. Dicevo, il paesaggio esiste nel momento in cui il paesaggio è esperito e nel momento in cui è per l'appunto condiviso. E quindi è un'esperienza comune. Perché il paesaggio in sé non esiste, esiste come fatto culturale e come fatto relazionale, o almeno nell'accezione culturale del paesaggio e non scientifica, altrimenti entriamo in campi differenti che usano la stessa parola, paesaggio, come l'ecologia del paesaggio,
o il paesaggio inteso come elemento di tutela che possa essere descritto fino con delle mappe, per esempio. Descrivere il paesaggio con delle mappe è evidentemente, per esempio, un paradosso. Ma le mappe sono anche uno strumento che ci permette di cogliere alcuni aspetti di paesaggio, del paesaggio, sono una forma di notazione, sono una forma di scrittura e quindi insieme a molti altri strumenti rendono possibile capire il paesaggio, orientarsi nel paesaggio, leggere il paesaggio e allo stesso modo io penso che lo strumento tecnologico che tu hai citato possa sempre servire per amplificare, ridurre, modificare una forma di relazione che può essere una relazione diretta oppure una relazione mediata e condivisa con gli altri. Quindi uno schema drammaturgico e una scrittura che possa essere trasposta funziona molto bene per leggere delle differenze. Se lo schema è lo stesso, i luoghi possono essere diversi e l'esperienza sarà sempre nuova. Non ho purtroppo partecipato domenica, ma immagino anche che ogni volta che l'esperienza viene condotta, per molte ragioni, non l'ultima, il clima, il tempo, le condizioni, il gruppo, apparirà probabilmente in modo differente. E questo è un modo per sottolineare, per comprendere ricchezza e l'interesse dell'esperienza paesaggistica. Non sono sufficientemente esperto per dire che questa cosa poi è anche teatro, anche se comincio ad intuire che ci siano delle analogie fortissime e che in alcuni momenti che cosa sia paesaggio e che cosa sia teatro diventa quasi difficile da definire, c'è un forte sconfinamento dell'una nell'altra cosa. Sì, tra l'altro è molto bella questa cosa che dici in relazione allo schema drammaturgico uguale che ti fa leggere le differenze tra i diversi paesaggi e le differenze tra i luoghi, nel senso che effettivamente io l'ho visto a Milano e a Berlino e in effetti è verissimo, cioè si registrano le differenze sia dal punto di vista artistico ma proprio dal punto di vista della valorizzazione del paesaggio. Solo un'altra cosa prima di passare la parola all'architetto Grollo rispetto alle mappe e alla notazione. Non so se nella presentazione c'è, vero, la mappa che viene utilizzata, credo di sì, la presentazione delle immagini. La tecnica, la mia capacità. Perché il primo strumento, diciamo, che viene dato nelle mani dello spettatore è una Debian, adesso non so come definirlo, con il programma dello spettacolo e è una mappa che viene realizzata nello stesso modo per tutte le città con lo stesso codice, diciamo, di lettura, che al di là del fatto di essere molto bella dal punto di vista grafico, mettendo in evidenza su un fondo blu in negativo in bianco i tracciati ferroviari, stradali, eccetera, ha delle icone di fatto che come notazione fanno leggere il percorso tra le diverse performance, quindi diciamo, pur non essendoci stato, ma era veramente no. Grazie, passo la parola. No, nel caso delle Groane la mia preoccupazione è che forse siamo davanti a un non paesaggio, così come siamo dinanzi a un non bosco, una non foresta, un non qualcosa, è uno spazio, come dire, residuale che a un certo punto ha iniziato a riforestarsi dopo l'ultima guerra, ma era stato completamente azzerato ed è frutto di una trasformazione artificiosa a partire dai tempi di Maria Teresa d'Austria in avanti, e periodicamente veniva azzerato in corrispondenza delle guerre, poi riprendeva, poi veniva azzerato, e più che altro era una testimonianza di una trasformazione in qualche misura. E dall'altra parte non vedo, come dire, delle caratteristiche tali da poterlo in qualche maniera, è importante per noi che ci viviamo, è importante comunque anche rispetto a Milano, è comunque uno standard importantissimo qualitativo per Milano, però ormai ha perso tantissimo e ha perso anche la capacità di essere riconoscibile. Una volta c'erano le brughiere, adesso non ci sono le brughiere. Fino a pochi anni fa c'era, in qualche maniera si era salvato, che ne so, i tunnel verdi. Adesso ci ha pensato l'ultima gestione ad azzerare anche l'ultima gestione del parco, così come le varie
normative dell'ANAS, che ne so, per sfoltire, per evitare la caduta degli alberi sulle strade, di fatto si sta azzerando. Non ci sono spazi, punti di visuale interessanti. Era un luogo dove, a seconda della velocità di percorrenza, se tu eri a piedi, se tu eri a cavallo o se eri in bicicletta o in macchina, percepivi una dimensione di un paesaggio totalmente diverso. Quando lo percorrevi in bicicletta o anche a piedi, avevi la sensazione di uno spazio verde infinito, bellissimo. Da un certo punto di vista è tutto artificioso, perché è una cosa estremamente recente la crescita di questi boschi, però è stato azzerato ultimamente. Quindi è continuamente mutevole, è continuamente soggetto a trasformazione. Tu hai un bosco, pensi di avere una quinta, poi a un certo punto c'è uno slargo, cade, c'è una caduta e vedi sul fondo, come dire, urbano. Quindi non è né un paesaggio urbano, non è neanche un paesaggio naturale da un certo punto di vista. Quindi assolutamente, come dire, lodevole, eroica il percorso che state facendo. A proposito della dimensione naturalità-artificio, che credo che sia emersa proprio dalle prime, questa penna ormai è caduta, dai primi discorsi, e anche rispetto a ciò che è naturale e ciò che è artificiale, no? Cioè, oggi viviamo il Parco delle Groane anche come un luogo naturale, come appunto giustamente lei diceva, è un luogo recentemente naturale, quasi un terzo paesaggio viene appunto da dire, ma anche rispetto alla relazione tra noi, come ci disponiamo in questa relazione venendo da un contesto cittadino. E allora la dimensione di avvicinamento tra ciò che è naturale, ciò che è esterno dalla città, ciò che è magari fintamente lontano da un contesto antropico, ma che in realtà, come giustamente il professore ci diceva, il paesaggio è di per sé come concetto artificiale, un concetto artificioso perché creazione umana e creazione di una prospettiva umana. E questo rapporto viene in qualche modo messo insieme dalla dimensione teatrale. Cioè il teatro porta, per certi aspetti, come elemento di vicinanza tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale, o ciò che è il ponte di queste tipologie di relazioni, no? Il paesaggio è un elemento, è un'idea artificiale, e il teatro di conseguenza lo è altrettanto, ma sono ponti di relazione. Sono punti di relazione tra ciò che è naturale, tra gli elementi naturali e appunto il modo di percepirlo dell'umano, in qualche modo. Quindi, in qualche modo, la questione che mi viene da domandarvi, proprio anche in relazione al Parco delle Groane e al fatto che sia un parco così vicino alla città, quale tipo di... In che modo è opportuno interpretare e veicolare anche l'attualità di questi elementi, di queste dimensioni, con l'idea del teatro e l'idea del teatro in quanto artificio? Cioè, il teatro è uno strumento adatto, secondo voi, secondo la vostra prospettiva, per veicolare queste prospettive, no, di ponte tra l'artificiale e il naturale? Non so chi vuole rispondere per primo. Seguiamo lo stesso ordine. Allora, che vi ascoltando, devo fare una piccola premessa, che è questa: veramente, quando si usa la parola paesaggio, bisogna, dal mio punto di vista, accettare il fatto che abbiamo n piani, n livelli, n questioni che possiamo nominare con la parola paesaggio, e sono tutte legittime e funzionano tutte, ed è anche interessante il fatto che poi siano in relazione l'una con l'altra. È come se ci fosse una infrastruttura concettuale, paesaggio, che tiene insieme tanti tipi, tanti modi per intendere il paesaggio. Prima lo dicevo, se noi parliamo di paesaggio, per esempio in Germania, nelle scuole che progettano paesaggio, è molto più facile trovare qualcuno che intende il paesaggio come qualche cosa che ha a che fare con una condizione ecosistemica, cioè con sistemi di tipo naturalistico, con questioni di natura ambientale, ecco. Quindi il paesaggio si avvicina molto alla definizione di sistema ambientale.
Poi c'è la Convenzione Europea del Paesaggio, che è una definizione che è accettata dall'Unione Europea, che è piena di contraddizioni, perché sostanzialmente dice che il paesaggio è ciò che adesso la cito malissimo, la memoria non la ricordo, comunque, che ha a che fare con la percezione e anche con l'attuazione, con la realizzazione da parte di comunità locali. Quindi tutto il paesaggio, purché sia in relazione, così come percepito e anche modificato dalle comunità locali. Poi c'è invece il paesaggio di cui parlavamo prima, cioè come esperienza, e che somiglia tanto tanto al teatro. Quest'ultima accezione è quella che personalmente mi affascina di più, mette in relazione le altre ed ha una potente capacità politica. Cioè riporta, anche qui, pur avendo un'esperienza sul teatro, ho avuto la netta, avendo fatto studi classici, che il tipo di teatro che all'origine metteva in relazione una comunità con delle questioni profonde, comuni, con dei drammi, no? Con dei tabù, e questa cosa avveniva in una condizione che era aperta rispetto al paesaggio e rispetto al cambiamento dell'atmosfera, della luce, al tramonto. Bene, questo stesso rito è quello che pratichiamo quando portiamo il paesaggio all'esterno. È molto molto simile. C'è una narrazione, c'è una ritualità, c'è una dimensione in attesa, molto di più quando si intraprendono avventure di questo genere, e si creano delle condizioni che permettono però di leggere gli altri livelli del paesaggio di cui parlavo prima, se c'è o non c'è più questo paesaggio, cioè se possiamo effettivamente riconoscerlo, o se è stato distrutto, se è stato negato, se ci sono delle questioni di tipo ambientale, se non possiamo calpestare un certo luogo perché magari è inquinato, non possiamo più attraversare una strada perché è troppo complicato, pericoloso e così via, o se un certo tipo di piante improvvisamente da 2 anni è attaccato in modo assolutamente definitivo una nuova tremenda coccidia qui a Giappone. Cioè, cose di questa natura che poi trovano approfondimento, soluzione, specificità tecnica in altri piani, in altri livelli, ma vengono riconosciute e diventano rilevanti proprio grazie a quell'esperienza che è un'esperienza tra paesaggio e teatro. Diciamo che è molto complicata la cosa, molto concettuale la cosa. Da fruitore del parco, che abita dentro il parco, nel bosco, e da amministratore, perché sono stato a lungo dirigente di un comune e ho contribuito molto alla vita del parco, io ho visto queste strade. Intanto il parco non lo sento di più, in realtà non lo sento di quasi, è una cosa molto locale in qualche misura. È anche molto diverso da altri parchi della Lombardia e faccio fatica a capire e vedere quali possono essere quegli spazi che si possono prestare a una lettura così importante in questo momento. Andrebbero sicuramente, ci sarebbero delle possibilità, ci sono delle possibilità, ci sarebbero delle occasioni da sfruttare, ci sono dei luoghi all'interno di questo parco che vadano dalla... ci sono, come dire, delle reti sovrapposte, dei percorsi, dei canali sovrapposti, così come se io prendo una pista ciclabile, generalmente vanno tutte da nord a sud, al pari dei rivi, al pari dei rigagnoli, al pari di questo scorrimento, di questo banco di argilla che da nord a sud ne ha preservato e ne ha caratterizzato l'identità naturale in qualche misura, per cui noi abbiamo questo banco d'argilla ai lati, le parti costruite, e l'argilla in qualche maniera l'ha preservato, però al tempo stesso ne è stata anche un po' la condanna, perché qui si sono concentrate tutte le aziende chimiche del nord milanese. Prima c'erano le fornaci, poi i vari sfruttamenti, e poi sono arrivate le aziende chimiche perché comunque un suolo impermeabile si prestava a tutto da questo punto di vista. Tra l'altro c'erano delle distanze tali in qualche misura che potevano
offrirsi come sfondo scenico, come, come dire, prospettiva lunga in qualche misura. Cresce il bosco, si accorcia tutto quanto e si percorre sempre più in velocità in qualche misura. È come se fosse una specie di tunnel temporale, quindi è una percorrenza purtroppo, come dire, affastellata, veloce, sia che si corra in bicicletta, tra l'altro sempre meno a piedi, sempre più con qualche mezzo, che sia la bicicletta, da ultimo anche con i monopattini dentro il bosco, e i primi cavalli, poi biciclette, cavalli, tutte queste cose qui, e effettivamente il godimento è venuto molto meno, ma non il godimento nel senso del proprio anche il piacere. E l'altra cosa che viene meno è il fatto che non ci sono prospettive lontane, non ci sono. Da ultimo si stava litigando in questi giorni a Cesate su una variante del piano regolatore, del PGT, perché si è pensato bene di piazzare o di ipotizzare di piazzare un data center nell'unico punto di visuale che consente da Cesate di vedere Monte Rosa. È una perdita enorme, però non, c'è stata una, come dire, una rottura nella cittadinanza su questo aspetto. Ma non se ne percepisce, una gran parte della cittadinanza non capisce, proprio non avverte neanche l'importanza. Il parco delle Groane è un parco dove non hai le vedute, in Germania ci sono vedute, nei boschi intorno, no, intorno a Milano c'è qualche valle, l'Adda, l'Ambro, sono valli, sono tutte quante situazioni molto strette, molto, che vuoi dire, molto chiuse, e non hai la possibilità, non hai, quando poi ne trovi una riesci a metterci davanti qualcosa, e a questo punto hai una perdita inestimabile, e da questo punto di vista è veramente un dispiacere. Allora pensare a un rapporto diverso con il territorio, quindi una percorrenza lenta, una percorrenza meditata, una percorrenza che in qualche misura impone una riflessione, può essere utile. Non può essere, è assolutamente utile, speriamo che qualcuno apprezzi e lo capisca, cioè tolti presenti, voglio dire qualcuno in più, perché veramente è una cosa molto molto difficile da questo punto di vista, ed è, come dire, l'opposizione è proprio quanti si è contrastata questa visione. A un certo punto, cara grazie, per fortuna che c'è ancora il parco, altrimenti qui non ci sarebbe stato poi più nulla in questo momento, però stiamo tranquilli, tempo qualche anno non ci sarà più neanche il parco. Le norme sono fatte in questo momento per smantellare questo sistema di cose. Vedevo prima, arrivando da dietro, le nuove costruzioni di bollate, non che sia giusto o sbagliato costruire o non costruire, ma è la privazione di quel campo lungo che è necessario alla vista. Ormai sono tutti campi corti, in qualche misura non abbiamo più profondità, non abbiamo più scena, non abbiamo più prospettiva, e da questo punto di vista è veramente un peccato. Non siamo europei rispetto agli altri, non siamo europei, assolutamente non siamo europei, siamo italiani e dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare, lo facciamo. Non siamo europei, no, non siamo europei da questo punto di vista, non penso proprio. Sì, che poi in realtà le caratteristiche appunto del paesaggio, delle diverse sedi, diciamo, credo veramente che siano abbastanza analoghe e che non ci sia quasi mai quell'apertura di cui parlano, nel senso c'è sempre un po' quella... Però è interessante da questo punto di vista raccontarvi una delle performance di paesaggi condivisi, che è quella qua accennavo prima con un visore di realtà virtuale, per cui in ogni sede ovviamente viene fatto un video, una ripresa esattamente del luogo specifico in cui si svolge la performance, che è una radura un po' più grande insieme in mezzo agli alberi, diciamo nel visore, girandosi intorno, si vede esattamente il paesaggio che si è intorno, ma senza le persone, cioè senza gli altri spettatori, e pian piano, in modo inaspettato, perché davvero è sorprendente perché non ce ne si rende conto subito,
lo sguardo inizia ad alzarsi fino a volare praticamente sopra il paesaggio con una vista zenitale, una ripresa immagino fatta da un drone, e, però è impressionante perché si ha veramente una vista dall'alto che moltiplica la percezione, perché poi immediatamente dopo si viene riproiettati al livello del suolo e vabbè, tutto, come dire, messo in relazione anche con altre tematiche, il tema del confine, il tema della guerra, il tema della violenza dell'uomo sul paesaggio e quindi qual è la percezione dei vuoti nel paesaggio che si hanno dall'alto nella visione zenitale, anche proprio in relazione alle realtà militari, e quella che invece poi è la percezione di un paesaggio dal vivo, che è quello che speriamo nel momento in cui lo attraversiamo, che è invece un paesaggio pieno di vita umana e non umana in ogni caso, che dall'alto a volte. Però ecco, questa percezione, questa distanza anche rispetto a quello che diceva Destoli è veramente impressionante anche a livello di immersività e moltiplicazione di significati e di percezioni. Ti passo la parola. Sì. Diciamo quello che quello che mi sembra interessante sottolineare rispetto a quello che è emerso in questo momento è tutta una dimensione esperienziale del paesaggio, no? Prima parlava appunto della dimensione del paesaggio come esperienza, peraltro un po' mi ha fatto venire in mente un libro ormai storico di Eugenio Turri, no? Il paesaggio come teatro, su cui però ci sarebbe molto da dire e come paesaggio e come teatro, diciamo così. Però all'epoca, diciamo, aveva anche degli spunti interessanti, in particolare sull'idea che si può essere spettatori e quindi avere questa parte esperienziale e attori e quindi applicare delle logiche di modifica, di cambiamento. E a quel punto scatta un po' un'altra domanda: come e dove può essere questa modifica? In quale prospettiva ci mettiamo per modificare e progettare il paesaggio? In questo senso mi viene in mente un bel libro recentemente pubblicato da Deriva Prodi in italiano di Jean-Marc Bess, Il paesaggio ambiente, in cui lui a un certo punto dice che bisogna agire, in questo senso progettare, con il paesaggio, piuttosto che sul paesaggio, e che è, diciamo, una logica interessante, e parla proprio di questa dimensione esperienziale, perché lui dice che bisogna imparare ad ascoltarlo, bisogna imparare a viverci insieme, per farli poi diventare quello che in realtà il paesaggio è, e non quello che noi cerchiamo di imporre su di esso. Ecco, in questo senso mi viene da chiedervi a entrambi in che modo, partendo dal teatro, possiamo progettare sul paesaggio, cioè possiamo imparare ad ascoltarlo, forse attraverso quel paesaggio come esperienza, come ci veniva suggerito prima, ma anche imparare a modificarlo in quello che il paesaggio realmente vuole essere, in quello che il paesaggio è davvero, attraverso appunto l'esperienza profonda del paesaggio e non una attitudine, no, modificatrice, tipicamente magari un po' più antropica e forse degli anni 60, ecco, c'è una modalità, e poi però mi piacerebbe allargarlo anche un po' più in generale, in che modo la tecnologia, adesso si parla molto di innovazione tecnologica in rapporto al green, può modificare il paesaggio ma aiutandolo a diventare quello che realmente il paesaggio è. In qualche modo Francesca un po' ce l'ha suggerito anche con questa logica del VR, no? Cioè un strumento tecnologico che però cerca di dare un'altra prospettiva sul paesaggio. Sì, è molto difficile questa domanda, perché però provo a partire dall'aspetto più semplice. Sono sostanzialmente totalmente d'accordo sul fatto che il rapporto con il paesaggio, quando si progetta il paesaggio, è un dialogo ed è uno scambio. Sto cercando la parola giusta, quella che ha a che fare con, non esattamente con trattazione, è una, va bene, è un dialogo verso, è un dialogo, è anche un compromesso, se fai veramente la parola giusta. C'è un altro libro che è molto bello, che io uso molto, anche perché avendo molti studenti orientali, il modo in cui loro intendono il paesaggio è fondamentale per capire in che modo con loro si può immaginare una progettazione del paesaggio. Ed è un libro di François Julien, che è intitolato Vivere di paesaggio,
dove con le radicali differenze irriducibili per Julien fra cultura orientale e cultura occidentale, quindi, il sottotitolo di questo libro, L'impensato della ragione, lui dice: per la cultura cinese, e per noi non sarà mai così, ma per la cultura cinese il paesaggio è sempre e solo un tema di relazione tra oggetti, tra situazioni e tra fonti di energia. Quindi Shen Shui, che è la parola che definisce il paesaggio in termini antichi, anche in termini pittorici, significa fiume, montagna. Così che il paesaggio è ciò che sta fra il fiume e la montagna, ma non è né la montagna né il fiume, ciò che è la dinamica che sta fra il fiume e la montagna. Allora come si può progettare diciamo, all'interno di un ambiente di questo tipo? Il progetto del paesaggio è un paradosso, non si può progettare il paesaggio, si può interagire col paesaggio attraverso dei dispositivi che possono essere dei dispositivi artificiali che quindi noi progettiamo. Questa accezione in realtà dà molta forza a un'idea molto classica dell'architettura del paesaggio. Un oggetto, un tempio, una strada, un manufatto che si inserisce nel paesaggio stabilmente o temporaneamente, ma anche la modifica della vegetazione, la cura della vegetazione che ottiene con l'attitudine del giardiniere una modifica temporanea o stabile, o piantare un filare, o piantare dei cipressi. Ecco, questo tipo di azioni non modificano, cioè modificano puntualmente il paesaggio e cambiano un equilibrio di relazioni. E quindi ha a che fare con un tipo di arte, un tipo di modalità che è estremamente dinamica, che ha a che fare col tempo, con le relazioni, con i corpi. E quindi ribadisco i miei limiti rispetto alla conoscenza delle dinamiche, dei modi del teatro, però io ho amato molto, frequentando tanto il teatro in questi ultimi anni, per passione, perché mi sono un po' innamorato del piccolo e di che cosa fanno, nel rapporto che abbiamo con loro per il progetto europeo, quegli spettacoli dove la dimensione tecnologica è un po' meno presente, e quelli invece dove la parola, il corpo, peraltro il corpo delle parole è proprio il titolo, no, della stagione di quest'anno, sono particolarmente presenti, e dove la performance o spettacolo si basa sulla percezione, sulla deformazione, a volte sulla estrema fatica anche percepita dei corpi e dell'uso delle parole. Allora, per il paesaggio può esserci qualche cosa di simile? Io penso di sì, quando qualunque cosa noi facciamo nel paesaggio, che sia un progetto o sia un'esperienza, ha a che fare prima di tutto con la sua materialità, con il suolo, con la permeabilità e l'impermeabilità del suolo, con l'umidità, con il clima, il comfort o il disagio, insomma, questi aspetti che hanno a che fare con determinano la relazione tra il nostro corpo e il paesaggio in cui ci situiamo. Una cosa che mi viene in mente, cioè, da noi il paesaggio è una risultanza, proprio è il frutto del caos totale. Tra l'altro, una risultanza è frutto di un caos totale imposto da regole che dovrebbero tutelarlo, e da commissioni. Tutti i comuni hanno istituita una commissione paesaggistica, commissione che deve valutare l'impatto degli interventi. Era la vecchia commissione d'Ornato, poi ha preso posto la commissione edilizia, che entrava più nel merito tecnico, adesso dovrebbe tornare nel merito dell'impatto, come dire, architettonico. Ma che sia il paesaggio naturale costruito è veramente una risultanza e una somma di ipocrisie che veramente ne hanno fatto scempio. Abbiamo il Parco delle Groane, che esercita, in questo caso la parte istituzionale del parco, che esercita per conto della sovrintendenza, c'è una commissione anche lì dentro. Poi abbiamo una sovrintendenza, abbiamo una legge sul paesaggio, ma di fatto sono somme
di regole, norme, solo di carattere burocratico, che non hanno assicurato e garantito nulla. Abbiamo una sorta di primato nella progettazione dato prima all'urbanistica, poi all'edilizia, ma quando si progetta, quando si pianifica, quando si progetta, fa un PGT, meno che meno si pensa alle conseguenze, si pensano indici, retini, non si entra mai nel merito del come si realizzano questi progetti, al massimo ci si limita a cosa si fa. E questa cosa fa sì che veramente abbiamo perso qualsiasi rapporto, o un rapporto col bello, un bello costruito e condiviso anche a livello comunitario. Sarebbe bello, magari prima ancora di scannarsi su quanti metri cubi, metri quadri, vedere quali sono le loro conseguenze nella consultazione popolare. Voglio dire, sarebbe bello alla Svizzera, diciamo, fare una cosa di questo genere. Questa cosa viene a mancare perché ci si nasconde sempre dietro a una quantità. Io sono leguleo, praticamente ho fatto, tuttora faccio solamente la zecca di Arbugli per vedere metri quadri, metri cubi, quella pratica di qui, quello di là, minchia questo genere, però di fatto non c'è stato e non, in questo momento non c'è nulla che veramente tuteli il paesaggio da questo punto di vista. Torno a dire che sia naturale o costruito è veramente, che non è neanche un caos architettonico, non è neanche, come dire, un'architettura crostacea, non è neanche un crocchio, no, proprio la disarmonia, il fatto di, perché in qualche maniera pensiamo al verde come paesaggio, ci concentriamo sul verde perché quantomeno cerchiamo di ritrovare un minimo di armonia in questo, perché se dovessimo pensare al caos morfologico delle nostre città siamo persi. Anche l'idea di avere un centro salvaguardato, una periferia decadente, non ha senso da questo punto di vista, cioè proprio non è prima di Feng Shui, noi siamo l'anti-Feng Shui in Italia, altro che chi, qui non attraversa nulla, cioè non ci sono passaggi. Che fare? Non ci sono soluzioni di immediato da questo punto di vista. Io vedo, per quello che vedo, partecipando come commissario esterno alle tesi di laurea, devo dire che l'architettura tenta di fare qualcosa, però il problema è che quando poi escono e finiscono negli uffici tecnici comunali, lì poi perdono qualsiasi speranza. Ecco, da questo punto di vista, cioè proprio nella relazione, diciamo, con poi gli aspetti più concreti, no? E anche in qualche modo sulle responsabilità politiche nella relazione col paesaggio, quale può essere il ruolo del teatro? Cioè questa è, come dire, la macro domanda, che ovviamente è una domanda complessa che provo adesso un po' a contestualizzare in relazione anche a un progetto che possiamo prendere veramente come esempio, tipo paesaggi condivisi, cioè ovviamente il rapporto con gli spettatori, che tra l'altro spesso sono spettatori teatrali, ma anche questo tipo di progetti, in parte anche paesaggi condivisi, in qualche modo intercetta anche dei non spettatori che per altre ragioni frequentano il parco, frequentano gli spazi aperti e in qualche modo inciampano nell'operazione teatrale del progetto artistico. Ecco, il valore di operazioni come queste è duplice o addirittura molteplice, cioè da una parte, appunto, diciamo all'inizio, individua delle strategie artistiche da un certo punto di vista e quindi va avanti sul filone della ricerca artistica. Dall'altra ha un valore politico a più livelli, uno veniva ricordato prima dal punto di vista proprio dell'esperienza e quindi quel valore politico, che è il valore politico del teatro come identificazione di una comunità, di una cittadinanza che fa esperienza insieme di spazi, condizioni e anche questioni diciamo all'ordine del giorno dal punto di vista dell'emergenza politica, in questo caso anche ecologica,
e Paesaggi Condivisi mette al centro una serie di questioni: il cambiamento climatico, il collasso degli ecosistemi, sono molteplici le questioni poste dalle diverse performance. E poi c'è una condizione invece, che è quella proprio di riconoscersi in una comunità. L'esperienza da questo punto di vista di Paesaggi Condivisi è molto forte, perché veramente si attraversa per un tempo molto dilatato e molto lento, a cui non siamo abituati, un'esperienza anche impegnativa dal punto di vista proprio corporeo, di stanchezza del corpo, e questo porta a condividere con le altre persone delle esperienze, delle emozioni, delle sensazioni in un modo appunto in cui non siamo più abituati, soprattutto con degli sconosciuti. E questa appunto è un'esperienza dal punto di vista anche politico molto forte. C'è poi un ultimo livello, che è quello di che cosa cambia, che cosa rimane, che trasformazione provoca questo tipo di operazioni, sia nell'individuo spettatore che partecipa a queste esperienze, sia poi proprio nella realtà locale, quindi anche potenzialmente addirittura al sensibilizzare i partecipanti, le persone, le realtà locali su delle tematiche che possono essere importanti in quel luogo specifico o anche a livello di legislazioni trasversali. Nell'incontro di venerdì Stefan Caeghi, appunto il co-curatore del progetto, parlava anche di un aspetto interessante dal punto di vista di quello che resta nei partecipanti, cioè da un certo punto di vista si sollecitano a, come dire, predisporsi in modo diverso sulla possibilità di condividere un futuro che si sta distruggendo, diciamo, con tutti i problemi legati all'ambiente, ma dall'altro punto di vista si scrivono delle geografie della memoria nelle nostre menti, nel momento in cui facciamo questo tipo di esperienze, che poi cambieranno il nostro rapporto con quei luoghi, da un punto di vista di esperienza personale, ma forse anche da un punto di vista di sensibilità e di modo con cui possiamo entrare in relazione con il paesaggio, con i luoghi, con l'ambiente. Ecco, dal vostro punto di vista, quale valore possono avere effettivamente queste esperienze, al di là del loro valore artistico, appunto, ma più su un piano politico e di, diciamo, ricadute sul territorio? Provo a essere molto più concreto rispetto a quanto detto finora. Prendiamo l'esempio del data center, in che comune è? Cesate. A Cesate, suppongo in una grande area libera, consumo di suolo, diciamo, un'area verde, si costruirà un enorme scatolone nel quale lavoreranno 4-5 persone, suppongo. Non di più. Che consuma una quantità di energia incredibile, perché i data center sono questo, e che però è fondamentale per ciascuno di noi, perché tutto quello che noi accumuliamo nei nostri computer, eccetera, poi andrà dentro il telefono. Ora, se è vero, e non ho dubbi, che costruire un data center in quel posto, in quel luogo, ostacola la vista del Monte Rosa, toglie una superficie preziosissima di suolo con un danno non reversibile, e se questo avviene con una modalità che potrebbe eventualmente avere delle alternative, per esempio collocando questo stesso data center in un luogo dove magari c'è già un capannone che è in disuso, per esempio, o dove c'è un suolo che è già modificato in modo irreversibile. Ecco. Se questo è vero, allora ci possiamo domandare per quale ragione una decisione pubblica, perché un piano è una decisione pubblica, cioè non dimentichiamoci che non è un atto arbitrario di un qualunque privato, passa attraverso ovviamente spesso un'iniziativa privata, ma è mediato da decisioni di natura pubblica. Ecco, ci possiamo domandare perché si arriva alla fine a fare questa cosa, perché quasi sempre succede questo. A maggior ragione quando gli oneri di urbanizzazione sono in qualche modo proporzionali al valore dell'impresa. E queste sono imprese di grande valore aggiunto, quindi portano un sacco di soldi all'amministrazione. Si mescolano molti livelli, si mescolano dei livelli di argomentazione politica che sono più diversi. Però in questo modo potremo finalmente rifare il tetto dell'asilo, pagare gli straordinari a questa e quest'altra persona, anche se non si potrebbe, perché in teoria gli oneri di urbanizzazione non servono per pagare la spesa corrente, ma in qualche modo, diciamo, si fa in modo tale che si possa fare lo stesso. E allora
come convincere o come far capire che quell'azione è un'azione che non funziona, che toglie un valore, che il profilo del Monte Rosa vale più per quel comune del data center. Beh, ci sono degli scenari alternativi. Ci può essere un rituale che somiglia molto a uno spettacolo teatrale, ma che è un rituale di pura violenza. Credo che il teatro esista, che sia esistito. E questo allora non sarebbe altro che sancire il fatto che lì costruiremo un data center, anzi lo faremo un po' più alto, così non abbiamo neanche il rischio di vedere. Poi per qualcuno andando sopra il data center potrà vedere Monte Rosa. Oppure, all'opposto, ci potrà essere una circostanza per cui le persone andando in questo luogo in modo reiterato e magari grazie a una deviazione dello spettacolo, dei paesaggi condivisi, cominceranno ad apprezzare il fatto che questo è un luogo che merita di essere osservato, vissuto, tutelato, e quindi questa ritualità genera un valore, che è un valore che si deposita e che vale per quel luogo e poi auspicabilmente può valere anche per altri luoghi. A rischio di diventare un po' pedagogico, ma penso che, diciamo, valga la pena accettare anche questo rischio. Allora, sicuramente il teatro, la percorrenza del paesaggio o del territorio attraverso il teatro è un altro modo e ha un forte impatto sia per chi lo vive, ma anche dal punto di vista politico, da parte degli amministratori che lo vedono in qualche maniera percorrere, perché comunque c'è sempre da parte dell'amministratore politico una sudditanza nei confronti della cultura, tanto più questa è alta in qualche misura, quindi sono abbastanza attenti a questo. Anzi, potremmo dire che potrebbe essere una leva per qualche maniera per imporre una maggiore attenzione al paesaggio. Torno a dire il paesaggio che possa essere naturale o costruito, perché il caso del data center non è il grande monolite di Odissea dello spazio, può essere, cioè, una questione di proporzioni. In questo caso la preoccupazione non è il monolite o il rapporto di scala con il paesaggio che gli sta intorno, e quindi che forse certe scelte magari devono essere ponderate e anche consultate, condivise. Questo un po' ha senso, perché in questo momento la storia dei data center non appartiene a Cesata, appartiene a molti dei comuni, e molti dei comuni c'è fermento su questo argomento. Sicuramente, come dire, la contemporaneità impone dei sacrifici, però bisogna vedere quali sono e poi quasi sicuramente ci sono anche altre strade da percorrere. La quantità di immobili giacenti in disuso sono anche scelte di carattere economico, molto più facile intervenire, ci sono delle scorciatoie, i politici generalmente cercano di percorrere, questo è un po' senso. Con il lavoro, attraverso il vostro lavoro, il teatro, la percorrenza, in qualche maniera addestrare a una sensibilità diversa, quindi è molto molto importante da questo punto di vista. Però non necessariamente questo, è sicuramente una bella leva importante. È un peccato che in questo momento si devono ricorrere a questi sotterfugi e la politica non è capace invece di costruire dei percorsi propri o dare delle risposte anche di tipo normativo, come dire, strutturato, perché ormai si è perso, come dire, per tutti è diventato, cioè veramente questa. Qui è più forse un problema tra velocità e lentezza, il rapporto tra un diverso modo di percorrere la vita, non solamente il paesaggio e non solamente la strada. C'è questa accelerazione inutile, perché in realtà più corri, più si restringe lo spazio in qualche misura e più le nostre vite in qualche misura si stanno accorciando. È un po' una cosa strana, molto contraddittoria da questo punto di vista. No? Altre soluzioni, altre ricette, cosa potrebbe essere? Ma non c'è in questo momento, veramente siamo in una situazione di grande conflitto, in qualche misura, tra opposti che non si intendono, ecco. Sensibilità che non si intendono, opposti che non si intendono. Aggiungo una cosa che mi viene in mente un po'
studiando un po' questo fenomeno e pensando ai vari pubblici a cui vi possono partecipare, e c'è un po' il pubblico cittadino, no? Quello che dice: attraverso il teatro scopro un luogo nuovo, un luogo in cui di solito non andavo, e effettivamente poi diventa un'esperienza che in qualche modo ti rimane dentro, perché quel luogo tu l'hai scoperto attraverso un criterio che è quello della permanenza, attraverso anche un criterio che è quello della rimediazione o mediazione, sia essa corporea o sia essa digitale o tecnologica. In qualche modo ti rimane perché ti sei avvicinato, una persona si è avvicinata attraverso questa relazione mediata dal teatro, in qualche modo. Ma poi c'è anche un altro livello, che è quello che per esempio un artista che si è occupato per tanti anni di questo, che si chiama Fabrizio Grisafulli, chiama il pubblico dei luoghi. E cioè quel pubblico, il pubblico dei luoghi, cioè il pubblico che ha vissuto quello spazio, il pubblico che appartiene al Parco delle Groane in qualche modo. Ecco, e quel pubblico ha, spesso con quel pubblico avviene questa relazione archeologica col paesaggio. Cioè, viene messo nella condizione di riscoprire ciò che prima era assente. Mi viene in mente una performance di Ozias su Teatro Natura, che utilizzano spesso anche l'idea del canto polifonico nel paesaggio, no? Quindi tutta una dimensione sonora. Mi ha raccontato appunto la fondatrice Sista Bramini che una persona del luogo, dopo lo spettacolo è andata da lei e le ha detto: erano decenni che non sentivo risuonare il canto nelle valli. Quindi in questo senso viene applicata in qualche modo una riscoperta del paesaggio, viene vissuto in quello che il paesaggio è una dimensione un po' diacronica, come formato di strati differenti. Il teatro in questo senso riesce a far riemergere ciò che è passato, riesce a riattivare quello che invece era, diciamo così, seppellito sotto forse una coltre in qualche modo del tempo. Ci sono delle domande, delle curiosità anche dal pubblico, degli interventi anche da Zona K, dal presidente del museo. Sì, posso giusto sì, aggiungere? Pensa che le tocca. Prego. Aggiungere questo, premesso che sono molto d'accordo con le osservazioni fatte sinora, dal mio punto di vista, cioè il punto di vista di uno che è responsabile di un ente, di un'associazione che si interessa al territorio e quindi che si interessa anche al paesaggio, devo osservare innanzitutto che il paesaggio è tale se c'è l'uomo. E che cosa vuol dire che il paesaggio è tale solo se c'è l'uomo? Vale a dire se c'è una coscienza da parte del cittadino, dell'uomo, delle persone, dell'esistenza proprio di un paesaggio. Se non c'è questa coscienza, il paesaggio in qualche modo non c'è e resta una pura percezione, vorrei dire, sensibile. Ecco che allora la possibilità di prendere coscienza del paesaggio può passare attraverso diversi momenti o diverse esperienze. Una di queste esperienze è proprio quello che state proponendo voi attraverso il teatro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire proprio che la persona o le persone che fanno questa esperienza hanno proprio la possibilità, l'opportunità di prendere consapevolezza di questo paesaggio, del suo valore, della sua tutela. In questo caso ovviamente il paesaggio è quello che chiamiamo pure ambientale, naturale, c'è poi anche un paesaggio antropico, ma in questo caso non ci interessa, e quindi direi che da questo punto di vista è un'ottima iniziativa, ecco, perché c'è la possibilità di diffondere tra i cittadini, tra coloro che abitano questo territorio, il valore, ecco.
altrimenti ecco, non esiste, ed è proprio quello che fate voi, perché in questo caso il teatro è anche immersione proprio in un ambiente naturale, quindi in qualche modo non può non recepire questo rapporto con il luogo in cui abita, e questo ovviamente determina anche una qualità della vita, una qualità dei rapporti. Grazie. Grazie, grazie a lei. Sì, in effetti sono gli aspetti, diciamo, che sono emersi in modo molto chiaro, credo, dai vostri interventi, e questa chiusura, diciamo, mette in evidenza il rapporto forte e gli elementi comuni tra il teatro e il paesaggio, che in fondo appunto hanno a che fare forse con le stesse cose, cioè la presenza umana, dei luoghi, e quindi grazie a tutti, e se non ci sono altri interventi o altre domande, credo che possiamo avventurarci sotto la pioggia, che è la cosa più temuta ovviamente da tutto il progetto Paesaggi Condivisi, e speriamo che scenda adesso e che lasci il sole nel fine settimana.